Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e ringrazio per l'accoglienza. Ringrazio anche l'onorevole Maria Zanerossi che è venuta a farmi da supporter e malgrado si dica che le donne di solito sono in competizione, ho avuto modo di vedere anche nella vostra squadra, sono sei donne mi pare di aver visto, no? Le donne intelligenti sanno fare squadra, quindi complimenti. Soltanto pochi minuti, voglio farlo solo per presentarmi, non per raccontarvi cosa non farò, però è giusto che anche voi sappiate chi sono e cosa faccio, perché ne prendete tante, quindi volevo spendere questi minuti giusto per la presentazione. Come mi ha già preceduto il senatore Mantovani, io ho un minimo di generalità, se non dicevo Giulio ormai l'avevo detto, però mi piacerebbe questo il cognome, perché è un cognome difficile, deve entrare nelle vostre orecchie. Ho 34 anni, sono sposata da quasi un anno. Allora, lavoro in ospedale, non provengo dal mondo della nomenclatura politica, ma da quello professionale. Lavoro a Galeazzi, che come sapete, perché è il vostro vicino di casa, è un istituto molto importante per quello che è la ricerca dell'apparato locomotore, quindi tutta la traumatologia e dell'ortopedia. Lavoro lì da 15 anni, ma non ho iniziato come dirigente sanitaria, in realtà lo faccio solo da 6 anni. Ho iniziato come infermiera professionale, è una cosa che io dico sempre, ci tengo tantissimo a dirlo, perché è una professione che mi ha temprato, che mi ha forgiato e a cui devo praticamente tutto. È una professione che avvicina tantissimo alla sofferenza della gente e che insegna a vedere quelle che sono le reali problematiche che incontra la gente comune tutti i giorni in corsia. Ed è per questo che forse oggi svolgo, penso bene, il mio mestiere, ma semplicemente perché ho potuto vedere dall'altra parte, come si dice, della scrivania, quelli che sono gli ostacoli che ogni giorno incontra il malato. Oltre al mio lavoro, che comunque mi porta via tanto tempo, e alla mia famiglia, mi occupo di volontariato. Un mese all'anno mi reco in Bangladesh con un'associazione piccola, che è il Progetto Sorriso nel Mondo. Ci occupiamo di malformazioni craniofaciali, quindi tutte quelle malattie che noi non siamo più abituati a vedere perché non abbiamo problemi di carenza alimentare, perché dove ci sono invece interveniamo con l'acido folico, le donne che hanno avuto i bambini lo sanno, quindi malattie come danno del polino o comunque tutte le altre crisi facciali. Abbiamo deciso di intervenire in questi paesi perché queste malformazioni sono fortemente discriminanti a causa di tradizioni etniche e religiose. I bambini colpiti da queste malattie sono bambini che vengono portati all'isolamento, un isolamento vero e proprio, totale, che porta alla morte. Quindi intervenire non ha soltanto una funzione di tipo estetico, ma in realtà l'obiettivo è proprio quello del reinserimento sociale. Perché ho deciso di candidarmi o di accettare la candidatura per il Parlamento europeo? Intanto penso che il Parlamento europeo sia un'esperienza molto didattica e perché penso sia il posto giusto per portare quello che è il mio bagaglio professionale e la mia esperienza. Ho voglia di costruire una sanità di qualità perché è un diritto di tutti i cittadini e ho voglia di dare un po' più di valore a quelle che sono le associazioni di volontariato che a volte vengono dimenticate, ma soprattutto sul territorio, quindi non necessariamente in Bangladesh dove vado io, ma anche qui nel vostro paese, sono importantissime perché fanno da collegamento e riducono quello che è il gap, quindi il livello tra la famiglia e le istituzioni, quindi sono assolutamente necessarie. Però è anche vero che il volontariato, sì, c'è la presenza e la protezione e il tempo, ma anche bisogno di soldi, quindi bisogna fargli arrivare, c'è bisogno comunque di sussidiarietà. Penso di avervi detto tutto e garantirò sicuramente una presenza costante, perché se ho preso l'impegno lo porto a termine, lo porto avanti con determinazione. Sono una persona giovane, è vero, però sono preparata, sono motivata e ho tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, concretamente.